Ieri si è svolta l'assemblea territoriale della Coltiretti ad Altavilla Silentina. L'incontro è stato indetto per discutere della difficile situazione che ha investito tutto il comparto agricolo e che sta vedendo le proteste di agricoltori e allevatori dilagare in tutta Europa. Presenti all'assemblea territoriale il direttore di Coldiretti Salerno, Vincenzo Tropiano, e il presidente regionale e provinciale di Coldiretti, Ettore Bellelli, e naturalmente il responsabile della sezione di Altavilla, Vito Di Matteo. È sicuramente un momento particolare dove sono emerse delle criticità all'interno di quella che è la conduzione delle aziende agricole. Sono problemi che bene o male si riscontrano in tutta Europa e devono essere risolti sui tavoli che contano. Noi stiamo organizzando per lunedì prossimo una manifestazione a Bruxelles insieme agli altri sindacati europei proprio per manifestare questo disagio e soprattutto per manifestare per una modifica della PAC, che vede l'agricoltore non più come imprenditore ma come più un soggetto che deve curare e tutelare il territorio. Ci sono delle emergenze molto importanti che noi dobbiamo risolvere. Il nostro sindacato, la nostra associazione è vicina agli agricoltori e l'incontro di questa sera rappresenta sicuramente un momento di confronto dove con la base cerchiamo di capire i problemi che appunto del territorio, su quelle che sono le problematiche appunto che hanno gli agricoltori del nostro territorio, cercheremo poi sui tavoli istituzionali di trovare le soluzioni più appropriate. Questa fase di ascolto che abbiamo avviato già da 3 settimane si sta concludendo con una serie di spunti molto interessanti che ci hanno portato gli agricoltori, gli allevatori, tutte le zone dove siamo stati. Questa fase di ascolto è fondamentale anche per capire quali sono le mobilitazioni da porre in essere per rispondere alle problematiche del mondo agricolo. È evidente che le mobilitazioni, le proteste che stiamo vedendo in questi giorni in Italia sono frutto di un malessere. Bisogna riuscire a cogliere quelle che sono le vicende, trasformarle poi in proposte, quindi in azioni anche di governo, processi anche legati alla capacità di incidere su leggi, su normative, per semplificare la vita degli agricoltori, per cercare di rendere più facile la loro quotidianità e combattere quelli che sono i problemi che sono venuti fuori. Stasera abbiamo parlato di fauna selvatica, di presenza di cinghiali, di istrici, di gazze che non riescono a essere compatibili con una produzione agricola, ma abbiamo parlato anche di problematiche relative alla direttiva nitrati che limita fortemente anche la capacità di avere i carichi di bestiame adeguati a quelle che sono le stalle. Abbiamo parlato di politiche agricole comunitarie e anche di pratiche sleali, per esempio quelle che fanno i caseifici quando modificano in maniera unilaterale il prezzo del latte.